Il tempo di Modigliani. E questo è il titolo della mostra organizzata dal Comune di Pescara e dalla Galleria Rizziero Arte in collaborazione con lo studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea di Milano, che il Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna della città adriatica ospiterà a partire dal 6 agosto fino al 20 novembre 2011. Circa 50 le opere esposte che consentono di delineare con precisione il percorso artistico di Modigliani. Augusto Di Luzio, presidente della Commissione Cultura. Io credo di aver fatto un'operazione culturale di altissimo livello, perché abbiamo esposti 18 disegni, alcuni dei quali inediti, di Amedeo Modigliani, l'artista più amato dagli italiani, almeno per quel che riguarda l'arte del Novecento. La mostra, incentrata su una serie di disegni dell'artista, permette all'osservatore di comprendere e di gustare gli elementi tipici della sua arte, quali la purezza stilistica, il tratto semplice ma icastico, la linea sinuosa e continua. Luciano Caprile, curatore della mostra. Questa mostra è strutturata in tre parti dove c'è una prima parte dove si vede il clima in cui si è formato Modigliani a Livorno. È interessante capire nel contesto, questo contesto un po' post-macchiaiolo in cui si creano in cui crescono questi artisti, un certo percorso importante. Ecco, la seconda parte invece riguarda Modigliani a Parigi, e quindi si possono vedere una serie di disegni che partono dal 1907, lui arriva a Parigi nel 1906, fino al 19, lui muore nel 1920. Ecco, qui c'è il Modigliani così essenziale, misterioso, e poi c'è il Modigliani ritrattista, e poi c'è l'ultima parte, che sono le opere degli amici. E quindi direi che è un mondo a cui approda Modigliani, un mondo mitico che finisce lì, anche perché poi, passati 20-30 anni, l'ombelico del mondo da Parigi passa a New York e diventa un'altra cosa, un mercato.